Sono in arrivo per il Comune di Fano nuovi fondi per la promozione della lettura. Il Comune infatti ha vinto il bando 2018 promosso dal Centro per il Libro e la Lettura, l'Istituto Autonomo del MIBACT, per la realizzazione di attività integrate di promozione del libro e della lettura stessa. In arrivo dunque finanziamenti per realizzare il progetto proposto dall'amministrazione. Risultato importante che rende merito al lavoro grande che ha fatto in questi anni il servizio bibliotecario del Comune di Fano, ma è un risultato che deve rendere orgogliosa tutta la città. Innanzitutto perché per il secondo anno consecutivo le biblioteche di Fano vincono con un progetto di carattere educativo e pedagogico un bando importante del Ministero della Cultura e dei Beni Culturali, e al tempo stesso perché anche le risorse che arrivano quest'anno sulla nostra città sono molto importanti. L'anno scorso abbiamo vinto un finanziamento di 30.000 euro, quest'anno addirittura di 50.000 euro, e sono tutte risorse che torneranno alla città, in particolare al servizio bibliotecario ovviamente e al mondo della scuola, ma è una risorsa che metteremo a disposizione di Fano, dei suoi cittadini, ed è un modo in qualche modo di contribuire ancora di più allo sviluppo e al cambiamento in meglio della nostra città. Siamo molto contenti e orgogliosi di essere riusciti ad avere ancora visto riconoscere il lavoro che Fano fa sulla promozione della lettura, e il bando uscito nei mesi scorsi dal CEPEL, che premia le città che leggono per i loro progetti della lettura, ha riconfermato Fano come tra le 25 città che sono state scelte per questo secondo bando. Il nostro bando un bando che prevede una serie di azioni che coinvolgeranno tutta la città e che riconfermano anche alcune azioni che abbiamo attivato con il precedente bando, quello che noi abbiamo intitolato Crescere con le parole giuste. Quindi continueremo a portare libri nelle scuole, ma questa volta vorremmo coinvolgere i cittadini in una riflessione collettiva sul valore e significato della lettura, per creare insieme in città una vera e propria campagna pubblicitaria per promuovere la lettura. Questo appunto dovrà coinvolgere tutti, quindi non soltanto le scuole, anche le associazioni, i semplici cittadini, tutti quelli che vorranno collaborare. Sono previsti anche corsi di lettura ad alta voce, proprio per creare nuove figure che promuovono la lettura in città, che noi abbiamo chiamato mentori della lettura in questo progetto. Quindi insomma il progetto è molto complesso, molto ricco, articolato, è un progetto da 50.000 euro, dove 37.000 sono i soldi che il CEPEL ci darà, mentre il resto è, come dire, sono risorse del nostro servizio. Partiremo a febbraio nel 2019, in questi giorni qui saremo impegnati nella realizzazione del progetto esecutivo, nella redazione del progetto esecutivo, per poi partire nell'anno nuovo con una serie di attività che speriamo coinvolgano davvero tutta la città.